All'ex Gili di Campobasso si è parlato della Prima Guerra Mondiale, chi furono i pensatori e i letterati che guidarono il paese in un bagno di sangue. Secondo il decreto Balduzzi, la sanità molisana subirà un ulteriore ridimensionamento. Ad alzare la voce i parlamentari regionali e invitano Frattura a intervenire nel governo centrale. Lo zuccherificio molisano deve avere garanzie di rilancio. Lunedì all'assessorato all'agricoltura si incontreranno i sindacati con l'amministratore Cianciosi e evitare la chiusura. Non è possibile pensare ad un rilancio dell'economia se non si aprono nuove fabbriche. Le risorse per il decollo non ci sono, mentre l'assistenzialismo si allarga sempre di più. Buonasera dalla redazione giornalistica di TLT. Dunque, alcuni pensatori e letterati di inizio Novecento hanno guidato il paese nel bagno di sangue che sarà poi la Prima Guerra Mondiale. Del Molise e la Grande Guerra si è parlato in serata nel palazzo della GIL a Campobasso. Per noi c'era Massimo Dalla Torre, vediamo. Martelli, perché il mito della Grande Guerra poi? Il mito della Grande Guerra si crea, diciamo, nel decennio, nel quindicennio precedente soprattutto allo scoppio della guerra, nel senso che è un'operazione a vastissimo raggio europeo, non solamente italiano, che dovuta soprattutto agli uomini di cultura, agli intellettuali, ai letterati, che vedono nella guerra uno sbocco necessario rispetto ai grandi cambiamenti che ci sono stati in Europa a partire dagli anni 80 dell'Ottocento, la rivoluzione industriale, l'avvento della civiltà moderna. Ecco, questa civiltà moderna, invece di creare soltanto soddisfazione, diciamo così, gratificazione, in realtà crea anche opposizione, nel senso che la civiltà moderna viene individuata, identificata come una civiltà che ormai del denaro, delle macchine, dell'urbanesimo, del grande sviluppo, che rischia di mettere in discussione la vecchia civiltà europea. E allora, per evitare questo sbocco, occorre, secondo intellettuali, letterati e poi che poi anche, voglio dire, si trasferisce sul piano politico, occorre un bagno di sangue, cioè una grande guerra che serva a rafforzare le nazionalità, a rafforzare le identità nazionali. Professore, ma come mai si parla sempre della guerra 15-18, cioè la Grande Guerra, e poco della Seconda Guerra Mondiale? I centenari hanno sempre queste caratteristiche di dare rilievo, di mettere in campo un'attenzione particolare. Il problema non è tanto il discorso, anzi fino ad oggi era esattamente il contrario, cioè è solo con questo centenario che sta venendo fuori una grande attenzione, perché la Prima Guerra Mondiale è la prima guerra industriale, cioè la prima guerra di massa, cioè che mette in campo la nuova tecnologia, quindi applicata alle armi, e quindi è il primo vero scontro mondiale in cui si annuncia già tutta la Seconda Guerra Mondiale. Tutti i grandi strumenti di distruzione di massa sono già presenti nella Prima Guerra Mondiale, certo in maniera più limitata rispetto a quello che accadrà nella Seconda, ma sono già in campo. E poi c'è questa enorme particolarità di centinaia, di migliaia, di milioni di giovani che vengono bruciati in questa grande fornace che è la Prima Guerra Mondiale, bloccati per anni nelle trincee, infossati, una vita impossibile, e che mettono in campo, diciamo, tutta questa situazione, dà un'immagine nuova, cioè una vicenda nuova, un volto dell'Europa e del mondo che non si era visto fino a quel momento. In consiglio comunale a Palazzo San Giorgio del capoluogo oggi è stata respinta la richiesta di chiarimenti avanzata dalle minoranze sulla realizzazione di un impianto di cogenerazione a biomasse in contrada Mascione. I consiglieri del centrodestra chiedono l'apertura di un dibattito pubblico per conoscere le norme di sicurezza, il rispetto ambientale e la sicurezza igienico-sanitaria dell'impianto industriale. Gli stranieri ospitati in Molise potranno svolgere attività di pubblica utilità a favore della popolazione del posto. Una intesa è stata raggiunta oggi nel Palazzo del Governo a Campobasso tra il prefetto Di Menna, i responsabili dell'ufficio scolastico regionale e le amministrazioni di Jelsi e di Casa Calenda. L'obiettivo è quello di favorire l'integrazione tra i profughi e i cittadini molisani anche attraverso attività lavorative di volontariato.
I parlamentari Venitelli, Ruta e Leva chiamano il presidente e la giunta regionale al massimo impegno per salvare la sanità molisana, che dal decreto Balduzzi uscirebbe assolutamente ridimensionata e non in grado di tutelare la salute dei cittadini. Vediamo perché in questo servizio. Si sta per abbattere una mannaia sul sistema sanitario molisano che, a causa del decreto Balduzzi e per demerito degli standard sul numero degli abitanti, perderebbe interi reparti ospedalieri dai declassamenti del Cardarelli di Campobasso, che passerebbe dalla serie B del secondo livello alla C del primo livello, e il Veneziale di Isernia, unitamente al Santissimo Rosario di Venafro, oggi di primo livello, che andrebbero a finire in una sorta di sottoserie. A tal riguardo i tre parlamentari molisani, Laura Vennitelli, Roberto Ruta e Danilo Leva, rinnovando un certo pensiero critico verso le istituzioni regionali espresse dal Presidente Frattura e dalla Giunta e dai vertici del Partito Democratico, mettono sul tavolo alcune proposte che dovrebbero da subito essere prese in considerazione, salvando di fatto il sistema e portandolo a salvaguardare la salute dei molisani minacciata dall'ambiguità di un immobilismo che farebbe dei molisani cittadini diversi, perché trattati diversamente da quelli degli altri territori. Dunque, riaprire, finché non si pubblica il regolamento del decreto Balduzzi, una discussione in ambito di conferenza Stato-Regioni, chiedendo una deroga, come hanno fatto altri territori, alle decisioni fin qui assunte, oppure utilizzare le norme contenute nel medesimo regolamento e costruire un percorso d'intesa con l'Università del Molise, al fine di far uscire le strutture ospedaliere dalle competenze dell'ASREM e mantenere gli ospedali dal secondo livello di Campobasso al primo livello di Isernia e Termoli. È semplicemente un proseguimento di quello che è iniziato, se vogliamo, una settimana fa, che qualcuno forse ha inteso fosse un attacco, invece così non era, e oggi si parte con la prima delle proposte, che è quella appunto sulla sanità. Vi è una proposta duplice da parte della delegazione parlamentare, ma di un gruppo consistente, credo, del Partito Democratico, che la fa sua, che prevede due possibilità. Uno è quello ovviamente di chiedere una deroga al governo sul decreto Balduzzi, due è quello di una clinicizzazione della sanità dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, perché in quel modo andremmo ad avere un DEA di secondo livello a Campobasso e un DEA di primo livello a Isernia ed a Termoli. Queste sono le proposte. Io dico che come capogruppo del PD faccio mie ovviamente queste proposte per una discussione ampia che va riportata all'interno della maggioranza, va discussa, ma insieme a queste proposte fatte dai parlamentari, fatte dal partito, vi sono proposte che sono arrivate dal territorio, dai comitati, dalle organizzazioni, e quelle proposte vanno poste in discussione allo stesso modo di quelle fatte dagli eletti, quindi una discussione ampia e alla fine partorire una decisione, che sia una decisione che vada nella salvaguardia, nella tutela e nella valorizzazione della sanità molisana. Soprattutto far presto. Questo è fondamentale, occorre muoversi, fare presto, ed io credo che già la settimana prossima bisogna fare questo lavoro per poi tutti insieme andare a Roma e sposare e portare a compimento la decisione che maturerà. Siamo alla cronaca. Michele Renzetti non ha partecipato al pestaggio del tunisino Shaffar avvenuta all'uscita di un bar a Guglionesi il 28 marzo del 2013. Per lesioni gravissime è stato condannato a poco meno di 3 anni di carcere solo il fratello Rosario Renzetti, titolare dell'attività pubblica. La Corte d'Appello del capoluogo ha stravolto la condanna di primo grado. Le condizioni del 33enne tunisino per le percosse inferte al capo a distanza di 2 anni restano sempre molto gravi. Cambiamo argomento. Lunedì all'assessorato regionale all'agricoltura saranno chiamati al capezzale dello zuccherificio di Termoli l'amministratore Enrico Cianciosi e i sindacati. L'unica strada possibile per il futuro della fabbrica potrebbe essere la riconversione dell'azienda. Ecco, ce ne parla Giampiero Porfirio. Riconversione sembra essere diventata la parola d'ordine per lo zuccherificio di Termoli, uno stabilimento in continua perdita e senza futuro, con personale di circa 200 dipendenti tra fissi e avventizi, ma in esubero. La produzione saccarifera proveniente da Contrada Perazzeto costa circa 3 volte lo zucchero proveniente dall'estero, una condizione che pesa come un macigno sui lavoratori e i dirigenti, ma non solo.
Fra poco più di un anno, e precisamente il 30 settembre 2016, terminerà da parte della Comunità Europea il paracadute dell'assegnazione delle quote di zucchero. Risultato inevitabile sarà il drastico crollo della produzione italiana e la possibilità vicina allo zero che si affaccino in Basso Molise altri imprenditori a tendere una mano per un'azienda che volge alla sua naturale conclusione. Inutile e improduttivo sperare in altri investimenti regionali, fino ad oggi quasi fallimentari. Per evitare la perdita di qualche altro centinaio di posti di lavoro, allora si fa sempre più strada la riconversione dello stabilimento saccarifero. Dal Piemonte c'è l'interesse di un'azienda leader nella chimica verde e bioplastica, la Novamont. Intanto si avvicina l'estate e gli agricoltori, quei pochi rimasti che hanno seminato le barbabietole, chiedono chiarezza alle istituzioni e all'amministratore unico Enrico Cianciosi, amministratore parte sindacale, chiamati a raccolta lunedì a Campobasso nella sede dell'assessorato alle politiche agricole. Se sarà il nuovo zuccherificio o la società Aria Food, legata all'imprenditore friulano Diego Volpe Pasini, a farsi carico della campagna saccarifera è ancora presto conoscere, ma le settimane trascorrono e la campagna estiva 2015 potrebbe essere già compromessa. Valorizzare e tutelare l'olio extravergine di oliva e i prodotti delle campagne del Fortore. Questa sera in municipio a Tufara è l'assemblea generale degli olivicoltori e degli amministratori dei comuni di Gambatesa, di Macchia Val Fortore, di Gildone, Castelvetere e Tufara. Obiettivo prioritario la costituzione di uno specifico consorzio in grado di accrescere le potenzialità dei prodotti fortorini. Stop all'assistenzialismo in Molise. Il territorio ha bisogno di occupazione vera e la ripresa economica si aggancia con azioni che portino in loco sia l'industria e quindi anche il benessere. Vediamo il servizio. Non può esserci ripresa produttiva e occupazionale in Molise se si continuerà a negare l'opportunità di nuove imprese industriali sul territorio delle due province. Finora molti amministratori pubblici hanno boicottato l'atterraggio di stabilimenti, remando contro il cambiamento in atto in tutto il paese. Per Confindustria il primo vero segnale di inversione di tendenza, dopo anni bui di recessione nazionale, è il rialzo, seppur minimo, del prodotto interno lordo che fa segnare oggi un più 0,2%. Dal Molise Mauro Natale, presidente di Assindustria, rivendica la richiesta di far crescere il sistema industriale locale e si aspetta un deciso cambio di valutazioni da parte dei governatori in carica. Se la ripresa economica non viene agganciata, prosegue l'associazione industriali, il Molise resterà invisibile per sempre a chiunque abbia volontà ancora di investire da queste parti e la fuga dei giovani verso le realtà più ricche e avanzate non potrà più essere contrastata. La recente conferma degli oltre 100 dipendenti precari nel campo della sanità pubblica per Assindustria equivale a mantenere solo una forma surrettizia di occupazione che grava sulla spesa pubblica locale. Basta con l'assistenzialismo ad ogni costo, il no alle industrie e i ricorsi continui di cittadini e comitati, conclude il presidente Natale. Nell'aula magna dell'edificio polifunzionale dell'Università del Molise domani si svolgerà un convegno medico finalizzato alla divulgazione delle conoscenze in materia di cura e prevenzione nei paesi in via di sviluppo. Partecipano medici, infermieri e volontari della Croce Rossa che hanno svolto il proprio lavoro nei paesi africani e dell'Asia centrale. Lo scopo è quello di allargare il volontariato tra la popolazione. Torniamo alla cronaca. Tre cercatori di tartufi, intenti a raccogliere il prezioso tubero, sono stati minacciati, pistola alla mano, da un uomo di Bagnoli del Trigno. L'intervento poi dei carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse. Per l'uomo è scattata invece la denuncia per minaccia aggravata. Vediamo il servizio. Guai in vista per un 48enne di Bagnoli del Trigno, dinanzi ai giudici del Palazzo di Giustizia di Isernia, dovrà rispondere di minaccia aggravata e porto abusivo di una pistola semiautomatica. Salve, lasciate i tartufi o sparo, questo è il senso delle parole proferite dall'uomo all'indirizzo di tre raccoglitori di tartufi nei boschi della località dell'Alto Molise. Per tutta risposta i tre cercatori, un isernino, un agnonese e l'ultimo proveniente da Napoli, non si sono fatti intimidire e una volta allontanatisi per evitare ulteriori problemi, hanno ricostruito i fatti ai carabinieri. I militari giunti sul posto hanno bloccato e disarmato l'agricoltore prima di tentare la fuga.
Pistole e proiettili sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri. Sempre i militari dell'arma, in un'altra operazione conclusa a Cantalupo del Sannio, hanno denunciato i titolari di due cantieri per alcune violazioni nelle impalcature, protezioni da eventuali cadute al suolo degli operai, documentazioni carenti e mancanza delle autorizzazioni alle opere da parte della Direzione Territoriale del Lavoro. Domani alla Neuromed di Pozzilli il convegno nazionale sulla neurochirurgia e i suoi progressi in tema di interventi cranioencefalici. Ci saranno circa 100 specialisti della branca per divulgare e apprendere anche le nuove metodiche chirurgiche. Durante il convegno sarà ricordata anche la figura del professor Giampaolo Cantore, che per anni ha diretto il Dipartimento di Neuroscienze dell'Istituto di Ricerca. La recente approvazione dell'ordine del giorno con il quale il Comune di Foggia prospetta un referendum popolare per lasciare la Puglia ed unirsi quindi all'intero territorio provinciale, vuole dire al Molise, muove alle riflessioni molti esponenti politici, tra i quali il presidente della provincia di Campobasso, chiamato in causa, vuole dire Rosario De Matteis. Vediamo. Mi risulta che il Consiglio Comunale di Foggia abbia deliberato a favore di un referendum per l'adesione della provincia di Foggia a quella di Campobasso. Insomma. Io avevo espresso un mio pensiero dicendo che se l'adesione alla Moldavia o al Molisannio, insomma, perché io voglio ricordare che esisteva pure una provincia della Capitanata qualche un secolo e mezzo fa, che poi divenne provincia di Molise, insomma, dove molti comuni della Capitanata facevano parte di questa provincia. Se questo può servire a salvare l'autonomia della nostra regione, aumentando il territorio, quindi la superficie, aumentando la popolazione che potrebbe essere anche superiore a 1 milione di abitanti e l'attuale territorio di 4.400 km quadrati della provincia di Campobasso passerebbe a 12.000-13.000, forse potrebbe avere un significato per salvare la nostra autonomia. Ma io assolutamente, perché qualcuno già mi ha fermato e mi ha detto noi con Foggia non ci vogliamo andare, non sono io che posso decidere questo, perché addirittura ci vorrebbe un referendum della provincia di Foggia e poi un referendum anche della provincia di Campobasso, quindi è una cosa al di là da venire, quindi assolutamente, però un pensiero lo si può fare, insomma. E Rosario De Matteis ha ricevuto oggi a Roma il premio Solidarietà e Sostenibilità conferito all'amministrazione provinciale di Campobasso dalla giunta dell'Accademia del Policlinico Umberto I. La giuria ha inteso dare questo riconoscimento alla provincia per l'interesse mostrato per le iniziative inerenti alla fragilità umana e anche ai bisogni dei più deboli nella società. L'assessore al turismo di Agnone, Giuseppe Attademo, oggi a Milano per ritirare l'attestato del Tourism Club italiano che assegna alla cittadina altomolisana il riconoscimento di qualità in materia di architettura e di rispetto naturalistico, consegnata la bandiera arancione vessillo di qualità e buona amministrazione. L'amministrazione provinciale di Isernia ha avuto ragione dello Stato dopo una lunga battaglia legale. Nelle casse dell'ente quindi sono in arrivo somme che superano i 19 milioni di euro. Le imprese creditrici potranno essere pagate e gli istituti scolastici messi in sicurezza. Soddisfatto del risultato ottenuto, il presidente Luigi Brasiello. Vediamo. Sono stati accreditati una buona parte di quella somma, di 15.800.000 euro sono stati accreditati 13.600.000 euro, nei prossimi 7 giorni sarà accreditata la differenza, sono altri 2.400.000 euro e poi successivamente addirittura vedremo riconosciuti anche gli interessi per altri circa 4 milioni di euro. Questo in qualche modo consente a questo ente, che ha avuto grosse difficoltà, io l'ho detto in conferenza stampa, ho avuto anche momenti di grossa perplessità nell'andare avanti perché veramente non avevo spazi di manovra, avevo capito che senza questo intervento forte non avremmo potuto avere un futuro come ente, avremmo dovuto trovare soluzioni diverse. Oggi credo di poter dire, di affermare con certezza, con serenità, che questo ente si tranquillizza,
per i prossimi mesi, ma io dico anche per i prossimi anni, non ci saranno grossi problemi, potremo far fronte a tutte le richieste delle imprese che oggi stanno veramente in una situazione devastante, quindi pagare materialmente effettivamente le imprese a tutt'oggi, e non è poca cosa perché sto parlando del 2015, quindi immettere risorse sul territorio, risorse fresche che ci provengono dal governo e soprattutto mettere anche in sicurezza i lavoratori che hanno sofferto per il fatto di non aver visto riconosciuto, pagato lo stipendio in tempo utile, e tutti quei lavoratori a tempo determinato il cui contratto scade il 31 marzo e per i quali adesso potremo avere un respiro maggiore. A Venafro quest'anno la Passione di Cristo sarà rappresentata tra gli uliveti. L'associazione Gens Iulia ha espresso soddisfazione per la collaborazione di diverse categorie del luogo. L'appuntamento è per domani e dopodomani nella cittadina in provincia di Isernia. E domani a Mirabello San Nitico in scena nel teatro parrocchiale il dramma Perché amarti. Si tratta della storia cristiana della Maddalena, peccatrice poi convertita al cristianesimo. Una figura importante in quanto veglia sulle spoglie di Cristo per 3 giorni fino alla sua resurrezione. E nel pomeriggio a Palazzo Magno di Campobasso c'è stata la presentazione del thriller storico L'Enigma del Battista, romanzo dell'autrice abruzzese Lorena Marcelli. Il libro ha vinto la sezione narrativa al concorso letterario nazionale 50° Marcelli. E domani sarà invece la volta del volume 1914-2014, 100 anni di sport, cronache e storia dello sci club di Capracotta. L'atteso volume sarà poi illustrato nei locali dell'edificio scolastico del paese. Margherita o 4 stagioni con pomodoro e alici o anche ripiena. In Italia la pizza è un vero e proprio simbolo dell'identità del paese e l'UNESCO, pensate, riconosce il piatto patrimonio dell'umanità. Vediamo. La tradizione culinaria del Mezzogiorno non può fare a meno della pizza, piatto semplice ma appetibile e sostanzioso dalle mille diversità, spesso ingegno e creatività dei maestri pizzaioli. Per la pizza italiana è giunto un riconoscimento di assoluto prestigio che dà valore all'alimentazione del bel paese. La Commissione UNESCO ha infatti scritto la pizza patrimonio culturale dell'umanità. Decisione assunta dalla presentazione di 300.000 firme in tutto lo Stivale, 4.000 delle quali dal Molise, raccolte da Coldiretti, Associazione Pizzaioli Napoletani e dalla Fondazione Univerde. Un premio alla gastronomia italiana e alla pizza, uno dei simboli dell'identità nazionale, all'estero e tra i nostri emigrati. Per esaltare il sapore del piatto, i pizzaioli consigliano di utilizzare solo olio extravergine d'oliva per le sue qualità eccelse e per la resistenza all'ossidazione. L'impasto deve lievitare almeno 8 ore, per la cottura l'ideale sarebbero i forni a legna, a temperature che oscillano sui 450 gradi e per un periodo non superiore al minuto e mezzo. Per la legna da ardere nel fuoco sono indicati la quercia oppure frassino, faggio o acero. Infine la parte centrale deve essere ben cotta e morbida, che si possa piegare ma non spezzarsi in due. E allora buon appetito! Non ne ho vera che te fa male, non ne ho vera che fa ingrassare. E adesso, come ogni sera, la parola la diamo alle previsioni meteo, vediamo cosa ci dicono. Annuvolamenti più consistenti dal pomeriggio su Molise con possibili deboli piogge sparse sul territorio fino a sera. Le temperature odierne sono comprese tra i 6 gradi di Campobasso e la massima di 16 ad Isernia. Ventilazione settentrionale, poco mosso il medio Adriatico. Domattina sono previsti maggiori spazi di cielo soleggiato, valori climatici in leggera flessione, venti ancora da nord.
Lo avete visto dalla grafica, siamo nella pagina sportiva. Domani al Palafraraccio di Isernia l'Europea, allenata dal tecnico Francesco Montemurro, sfiderà per la vittoria del torneo femminile di pallavolo Serie B2 il Napoli, seconda della classe alle spalle delle Pentre. Le molisane sono reduci dal perentorio successo per 3-0 ai danni del Salerno. Sport e solidarietà allo stadio Selva Piana di Campobasso, questo domenica pomeriggio alle 15.30 e si affronteranno la nazionale attori e i volontari della Federazione delle Associazioni dei Donatori di Sangue. Il ricavato della partita sarà destinato dalla FIDAS all'acquisto di un'auto emoteca, fondamentale per raccogliere sangue spostandosi nei diversi paesi delle due province. Era l'ultima notizia, siete stati gentili per aver scelto ancora una volta la nostra emittente per le vostre informazioni, per le nostre notizie. E l'appuntamento è per le prossime edizioni. Grazie e arrivederci.